Buonasera a tutti ragazzi e bentornati sul canale Bexantani. Siamo tornati qua con PES 2021 nella modalità Campionato Master con il Benevento. Proseguiamo la nostra avventura. Scusate un attimo. Ecco qua. Scusatemi ragazzi, e niente, continuiamo la carriera, la nostra master con il Benevento. Avremo tre partite importanti: Juventus fuori casa, Atalanta in casa e Genoa fuori casa. Ho aumentato la difficoltà a campione, eccola qua, perché mi sembrava un po' troppo semplice. Quindi io direi però di andarci prima all'allenamento abilità. Allora, finta doppio passo, direi Kluivert intanto. Poi doppio tocco direi sì, Iago. Direi Iago. Ok, quindi però ne possiamo fare una alla volta. Ok, direi doppio tocco a Iago serve, quindi va bene. Poi dobbiamo dare un attimo a vedere. Allora, portiere difensivo Montipò va bene. Iago Farke, ok. Vediamo se c'è qualcuno magari nuovi da inserire. Barba, sì. Ruten Franz, equilibrato. Io direi però di metterlo come specialista in cross, visto che è un terzino. Usa barra opportunista. Caprari, Masella. Direi che sono tutti avviati molto bene. Quindi niente ragazzi, andiamoci a fare la partita con la Juventus. Direi che abbiamo scelto proprio la partita forse sbagliata per aumentare difficoltà. Vediamo tanto il nostro presidente, vediamo cosa ci dice. Abbiamo superato le aspettative, vediamo di continuare così. Va bene, Casero era lì sul pezzo. Quindi andiamo a farci sta partita con la Juventus. Vediamo un po'. Direi perfetto. Ci sarebbe Basit in conduzioni ideali, ma direi che possiamo andare avanti così. Abbiamo già preso un difensore centrale. No, vai tranquillo David, ormai ho iniziato qui, mi fa compagnia e niente, andiamoci a fare sta partita con la Juventus, oppure facciamo due o tre partite e poi si fa altro, come vuoi, tanto sono sul canale e niente, andiamo. Allo Juventus Stadium, Juventus Benevento. Iniziamo. Bonucci. Casanova. Ricordo difficoltà campione. David, ma sei entrato? No. Ok, non è entrato.
Scusatemi, rieccomi. Allora, avete pazienza, ma c'era mio padre lì. E mi sono anche scordato di entrare sul canale. Signor Bex, buonasera. Mi ero scordato di entrare sul canale. Tanto la Juve vince 1-0 con il gol di Cuadrado, come avete visto, sul calcio d'angolo. Difficoltà campione, quindi già più alta rispetto all'altra volta. Dybala, poi il fallo. Fallo di Viola, quindi Guerreiro. Palla in mezzo, poi non ci arriva nessuno. Rimessa dal fondo. Se ne incarica Montipò. Caldirola. Randall, poi Vert. Overt, poi. Qui ancora Viola. Il cross Vert di testa e ha rischiato la Juventus. Cross di Letizia, colpo di testa, palla fuori da parte di Vert. Dybala. Cercato dall'altra parte, poi in anticipato Dybala. Kluivert, poi Randall che non riesce a sfruttare l'occasione. Allora Juventus in attacco, poi bravo Caldirola. Ancora Caldirola. Randall, Ionita. Avanza Ionita. Ionita che si fa tutto il campo. Ionita. La palla in mezzo. E Kluivert riesce. Non riesce a raggiungere il pallone. Rimessa. Ancora buona occasione per Ionita. Poi Iago Falche dal limite. Ionita che carica al destro. Palla fuori. Szczęsny, De Ligt, poi Guerreiro, Casanova, Cuadrado, che stai giocando te, David? Tanto Questo il gol del 2-0 lo segna CR7, contropiede andava della sul Juventus, farming, eh? si andava sul farming, è iniziato, e ti ho detto dopo ci sono, non te l'ho più detto, io ho detto dopo ci sono, te l'ho detto Non ho sentito. prima, non l'hai sentito, sei uscito. Ionita. Letizia, il cross che non passa. Ancora Benevento. Con Randall. Finisce il primo tempo 2-0 Juventus. Era Comunque prevedibile, ma può insomma. chiudere anche PES, eh? Eh? Può chiudere anche PES, finisci la partita e si va sul Sì. palco. Buonasera, Luigi. Ionita. Vert, che fa una gran cosa, poi Kluivert non ci arriva. Ancora però Benevento, Vert, la gran parata di Szczęsny. Si difende la Juventus. Ha avuto l'occasione Vert. Buonasera. Buonasera. Stavo cenando.
Vert ancora una volta e pallone fuori. Benevento che nonostante tutto ci prova. Si sente comunque la difficoltà aumentata. Non vorrei che non c'è il, come dire, è anche vero che con la Juventus, insomma, ovviamente avevamo poche chance, però questo è ovvio. Morata che si gira, poi fa partire il cross e c'è la gran chiusura di Letizia. Bentancur che resiste, poi Caldirola, contropiede del Benevento, la palla la fa girare molto bene, allora Kluivert, il fallo di Justin Kluivert e l'ammonizione addirittura. Ma non è vero. Morata si gira, CR7, poi Ionita porta via il pallone a Renan Lodi, può andarsene Ionita, Iago Falche che viene anticipato, allora subito la Juve prova ma Caldirola chiude. Di sicuro CR7 quando dirà addio a calcio non avrà problemi economici. Ormai è diventato Kluivert, la palla per Vert che non se l'aspettava. Casanova, chi è Casanova? Ah. Randall. Si avvicina ai DLC Colorado. Tanto qui la chiusura, direi di fare quantomeno un cambio. Allora, quando uscirà la 1.39? Io direi Barro per Colorado. Per Vert. E poi Iago Falche. Proviamo a mettere Roberto Insigne. Vediamo un po'. Sì, quelli sono i tempi. No, ma è uscita la data? Sì, hanno fatto una live dove hanno detto che uscirà molto prima del previsto. Quell'altra è rimandata all'anno nuovo? O è ma io penso proprio di sì. Penso proprio di sì. Glick. Glick. Poi Iago Falche. Vert. Viola. Passaggio per Justin Kluivert. Kluivert che si ferma, poi pallone per Reca, il cross Vert di testa anticipato. Allora Viola. È quello il punto, di gameplay non ho visto nessuno di bello. Ah, okay, Reca, il cross Vert di tacco e la gran parata. La grandissima parata di Szczęsny. Quell'altro punto dove andavo, se avevamo fatto qualcosa da CCS, qualche gameplay. No, niente ancora. Nemmeno una live. Grandissima parata di Wojciech Szczęsny su Vert. Dove c'è Szczęsny? Poi Colorado. Poi hanno cambiato la timeline. Vabbè, sono due team diversi. Questo sì. Scritto. No, Dybala. Sono separati. Oh, infatti, guarda. Prima Colorado e poi Vert. Devi, ci sono gli amici tuoi in quattro chiacchiere. Cerbero Podcast. Facciamo nomi, diciamo. Monti Po. Amici miei non sono. Reca. Facciamo nomi, no? No, è meglio di no. Già abbiamo fatto troppo. Guerreiro. Non so, la palla dentro, bravissimo Letizia. La sera e alle tre. Reca. Reca. E c'è Szczęsny. Attenzione, vediamo se ci arriva Kluivert. Sì. Il cross
Niente da fare. Allora Reca ha rischiato un po' la Juve adesso. Rischia un po'. 86esimo. Oddio, se gli fai dissing e questa gente poi ti risponde e fa viso grazie alle risposte, però poi la gente non rompete i coglioni, eh? Quindi non so se tanto come dire. E qui era fallo, Questo è il fallone, fallissimo. Il metodo per fare iscritti, però... Ma anche no, grazie, meglio scritti 3 iscritti buoni che 40 a merda. Finisce 2-0. E insomma... Si è vista la difficoltà, si è vista in più, ora era anche la Juventus, comunque... Deve dire con quest'altra squadra se c'è proprio questo sbalzo enorme di difficoltà. No, è normale ci sia. Ma non dovrebbe essere proporzionato, non che mi metti a... Infatti, volevo... il problema è che dopo c'è l'Atalanta. Ecco. Appunto. Altra... Insomma, grande squadra. Vabbè, con noi ha vinto a pezzo 4-1. Allora continui PES? No. Allora, ci ha trovato Pessina. Pessina, fra l'altro, dell'Atalanta. Ah, chiudete? Vogliamo andare su Farming. Giustamente okay. C'era lui, però era fuori. Certo. Ha iniziato 10 minuti prima che entrassi. Poi te, iniziamo. Allora, Iago Falche ci offrirebbero tanto per un trentenne. Ti vendi Iago Falche? Valutiamo. Lo vendi? Abbiamo già dato via Caprari. Ah, ok. E vediamo, perché se trovassi un esterno destro giovane, sinceramente ci potrei fare un pensiero, però è un però. Niente, abbiamo visto tutto, diamo una salvata e nulla ragazzi, PES finisce qui, però a ruota ragazzi iniziamo una live su Farming, visto che c'è anche il nostro Bex, quindi ragazzi rimanete sintonizzati e ci vediamo fra poco. Ciao ciao!